Buongiorno Maristella, ormai mancano poche ore, te lascerai l'Italia per tornare alla tua missione in Togo ad Amakpapé. Vuoi spiegarci qual è il progetto che state per avviare? Allora, quest'anno cominceremo con un progetto molto grande, l'ospedale Cuori Grandi, tenendo conto dei bisogni della gente e tenendo conto che ormai da anni ci occupiamo di migliaia di malati. Suor Patrizia ha disegnato in scala un ospedale a forma di croce che poi è stato ripreso da un geometra italiano e l'ha messo a computer, e questo ospedale è stato presentato al Ministero della Salute in Togo per poter ricevere l'autorizzazione. Questa è una miniatura del disegno che è stato presentato al Ministero. Comunque, come vedete, è a forma di croce e al suo interno ha tutti i servizi che sono richiesti per avere un ospedale, quindi c'è tutta la diagnostica a livello di laboratorio, a livello di immagini, c'è la farmacia, ci sono tutta una serie di specialità in consultazioni normali in cardiologia, in dermatologia, in pediatria, eccetera. Poi dopo c'è tutta la parte della radiologia, la TAC, il blocco operatorio, la rianimazione e tutta la parte dei ricoveri. Ecco, è stato pensato su una superficie di 3.850 metri quadrati e con appunto un'entrata e le zone per poter aspettare i risultati e a fare i prelievi e tutto quanto, perché c'è un grande bisogno sanitario. Allora, un ospedale era già stato costruito ad Agoé con le Madri Canossiane, l'ospedale Santa Giuseppina Bacchita, e questo sarà il secondo, però per Cuori Grandi il primo. Quindi io invito tutti, tutti, tutti di cuore, ognuno con le capacità e le possibilità che ha ad aiutarci perché i malati possano trovare una soluzione alla loro sofferenza. Grazie di cuore.